questo. Firma di un memorandum d'intesa tra Spirit Slovenia e ICE. Firmano per Spirit Slovenia il direttore generale Boštjan Skalar, per ICE il presidente Riccardo Maria Monti. Podpis memoranduma o razumevanju med ICE, Institut za zunanjo trgovino in Spirit Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva in tujih investicij. Za Spirit podpiše generalni direktor Boštjan Skal. Za ICE Riccardo Monti. Buonasera. Dobro večer. Abbiamo avuto un incontro molto utile, molto fruttuoso. Sono molto contento degli esiti di questo incontro e ho dato il benvenuto a Roma e il buona fortuna alla collega Alenka per il suo lavoro di primo ministro. Imeli smo zelo koristen in ploden sestanek, srečanje in zadovoljen sem z rezultati tega srečanja in izrazil sem dobrodošlico v Rimu, kolegici predsednici in zaželel najboljšega in uspešnega dela v njenem mandatu. Abbiamo discusso dei contenuti del prossimo vertice europeo del 27 e 28 giugno e abbiamo condiviso sui due punti principali del vertice le stesse posizioni. Na srečanju smo se pogovarjali o prihodnjem vrhu, evropskem vrhu 27. in 28. junija in smo se okrog dveh točk strinjali v stališčih. In particolare sul tema dell'unione bancaria, riteniamo che il vertice europeo prossimo debba assolutamente completare gli impegni che sono stati assunti nel vertice dell'anno scorso e quindi debba partire concretamente l'unione bancaria. U zvezi z bančno unijo smo rekli da se z prihodnim vrhom morajo dopolniti zadolžitve, ki so bile sprejete pred letom dni na prejšnjem vrhu. Sul secondo grande tema del vertice europeo, la lotta alla disoccupazione giovanile, abbiamo convenuto che il vertice dovrà avere risultati concreti e abbiamo convenuto che i nostri collaboratori lavorino nei prossimi giorni per convincere ancora di più i nostri partner europei ad arrivare a risultati ancora più concreti a favore dell'occupazione giovanile il 27 e 28 giugno a Bruxelles.
Kar zadeva pa brezposelnost mladih, sva se strinjala, da vrh mora dati in obroditi konkretnih rezultatov in bomo svoje sodelavce naprosili, da v prihodnjih dneh delajo še bolj trdo, zato da pride res do konkretnih rezultatov na tem vrhu. Abbiamo poi discusso importanti contenuti che riguardano i rapporti bilaterali tra i nostri due paesi. Govorili smo tudi o vsebinah, ki zadevalo bilateralne odnose naših dveh držav. E ho espresso alla collega Lenka la ferma volontà del mio governo di essere fortemente impegnato per rendere ancora più forti i rapporti bilaterali tra Italia e Slovenia. Kolegici Alenki sem izrazil željo vlade, da se zauzame za poglobitev, za utrditev medosebnih bilateralnih odnosov, oprostite. Questo innanzitutto dal punto di vista economico, l'Italia è molto interessata al processo in atto di privatizzazione in Slovenia. To predvsem iz gospodarskega vidika, Italija je izrazila svoj interes za proces privatizacije, ki trenutno teče v Sloveniji. E quindi lavoreremo per favorire e spingere la presenza di imprese italiane dentro questo processo. Zato bomo delali za to, da se italijanska podjetja vključijo v ta proces. Abbiamo e ho apprezzato molto la disponibilità espressa di partecipazione della Slovenia a Expo 2015 a Milano e questo per noi è un risultato e una grande soddisfazione della quale sono particolarmente grato. Cenili smo tudi razpoložljivost, ki jo je izkazala Slovenija za sodelovanje na Expo 2015 v Milanu in res nam je všeč in smo veseli tega. Abbiamo poi reso ancora più forte il legame tra i nostri due paesi e le rispettive minoranze. Potem smo še dalje utrdili vez med našima dvema državama in med manjšinama. E questo è avvenuto sia discutendo insieme e reciprocamente dei temi dei quali le minoranze rispettive sono interessate. In to bodisi na ta način, da smo skupaj razpravljali o temah, ki imajo v ospredju manjšine. Sia incontrando fisicamente i rappresentanti delle minoranze, i loro rappresentanti nei due parlamenti, il Parlamento italiano e il Parlamento sloveno. In bodisi s tem, da smo se srečali s predstavniki obeh manjšin oziroma poslancev obeh parlamentov italijanskega in slovenskega. E credo che questo sia l'ulteriore dimostrazione della nostra comune volontà di rendere ancora più forti i legami tra i nostri due paesi. In to menim, da je dodaten dokaz naše volje, da dodatno in še naprej utrjujemo in utrdimo vezi med našima državama. La collaborazione, l'alleanza forte tra Italia e Slovenia dentro l'Unione Europea oggi credo abbia fatto un passo avanti importante. Se pravi, da sodelovanje in vez, močno sodelovanje med Italijo in Slovenijo v okviru Evropske unije danes je sotorilo velik korak naprej. E ho ricevuto alcuni inviti in Slovenia in autunno. Il più gradito sicuramente è quello di andare a vedere i campionati europei di pallacanestro che si svolgeranno a Koper e farò di tutto per dare esito positivo a questi inviti, in particolare per un nuovo incontro bilaterale che abbiamo deciso di svolgere a Lubiana alla fine dell'anno. Povabljen sem bil na razne na več dogodkov jeseni letos, na primer zelo lep dogodek je košarkarsko mednarodno košarkarsko prvenstvo, ki se bo odvijalo v Sloveniji in sicer povabljen sem bil tudi v Koper. Potem še imamo v mislih organizacijo bilateralnega srečanja, ki bo v Ljubljani na koncu tega leta in se pravi se pripravljamo na še druge dogodke. Najprej lepa hvala kolegu Enriki za tako topel sprejem v Rimu.
Innanzitutto vorrei esprimere il mio ringraziamento al Presidente, al collega Letta per questa calda accoglienza qui a Roma. Questo è povzel že praktično vse, kar sva se pogovarjala, ampak mogoče vseeno še par poudarkov. Jaz bom rekla, da ključna beseda pri najinih današnjih pogovorih je bilo sodelovanje, ki je že danes na marsikaterem področju zgledno, bomo pa vse skupaj absolutno še nadgradili. Il collega ha già riassunto buona parte dei contenuti di cui abbiamo discusso nell'ambito del nostro incontro, tuttavia vorrei ribadire alcuni concetti di discussione e sicuramente la parola chiave di questo incontro è stata la cooperazione, una cooperazione che già oggi è eccellente ma che sicuramente può essere e vogliamo implementare. Posebno pozornost sva namenila vprašanjem povezanim z izhodom iz krize, izmenjala nekaj izkušenj pri raznih ukrepih, ob tem pa seveda izpostavila eno izmed pomembnejših tem, to je zaposlovanje mladih, ki se nama obema zdi v tem trenutku ključno. Obe državi imata velike probleme na tem področju in konec koncev bo to glavna tema Evropskega sveta konec maja. In seveda oba podpirava ukrepe, ki so predlagani. Abbiamo affrontato le questioni relative alla crisi e alle misure da adottare per uscire dalla crisi. Abbiamo scambiato esperienze, punti di vista in merito alle misure da adottare. Abbiamo affrontato in particolare il problema e la questione dell'occupazione giovanile, che è un problema molto pregnante sia in Italia che in Slovenia. E in fondo sarà anche uno degli argomenti del Consiglio europeo di giugno. Entrambi i nostri paesi si sono impegnati per sostenere posizioni comuni. Oba sva poudarila, da è potrebno okrepiti gospodarsko in infrastrukturno sodelovanje in se strinjala, da ustanovimo nek poslovni svet, kjer pa bomo manj govorili in več realizirali. Kot je že povedal kolega, sva se srečala tudi z manjšinami in vesela sem novice, da bo delovno omizje v kratkem nadaljevalo z delom in reševanjem določenih problemov, ki jih ima naša slovenska manjšina. Abbiamo affrontato anche le questioni relative con la cooperazione economica e infrastrutturale e abbiamo convenuto di costituire una sorta di forum imprenditoriale, un business forum che si occuperà sicuramente di dare contenuto alle parole. Come ha già detto il collega Letta, abbiamo incontrato anche i rappresentanti delle due comunità nazionali e da parte nostra ci rallegriamo alla notizia che il tavolo governativo permanente per le questioni afferenti alla minoranza slovena in Italia riprenderà a breve i lavori e cercherà così di risolvere al meglio i problemi che riguardano la minoranza slovena in Italia. Še enkrat hvala kolegu za res prijeten in konstruktiven pogovor in verjamem, da kmalu nas videnje v Ljubljani. Ringrazio il collega Letta per questo interessante, piacevole e costruttivo dialogo e gli do il benvenuto a breve a Lubiana. Andrew Fry di Bloomberg. La domanda è sullo sostegno alle imprese. Prima in generale per entrambi voi, l'euro si è rafforzato molto e le aziende esportatrici chiedono per una mano.
chiederei se i governi, se questo è un tema che merita uno studio o azione dai governi. E poi nel caso specifico all'Italia, al Presidente Letta, stando alle indiscrezioni di stampa, l'azienda sarà in grande difficoltà finanziaria nell'autunno. Chiedere se può confermare che questa situazione è stata riferita a lei e come approccia il governo la situazione, se darà sostegno e se è ipotizzabile che l'Italia abbia in futuro un partner internazionale. Nekaj bi vprašal v zvezi s podporo podjetjem. Evropa se je okrepila, se je okrepila v tem zadnjem času in ali bo v tem, kako bo obravnavala temo podjetij, ali bo to študija strani vlade, ali se bo zauzela na kakšen način za podjetja in potem v zvezi z Alitalijo. Na tisku smo prebrali, da je v velikih težavah in da bo v še večjih težavah jeseni, kako vlada misli postopati v zvezi s tem in če podpira privzetje Alitalije strani oziroma vključitev tujih partnerjev. Ma non abbiamo discusso di questo tema direttamente, parlo del tema dell'Euroforte, ma abbiamo discusso del fatto che è necessario, assolutamente necessario, che la governance dell'Euro sia una governance migliore dell'attuale e quindi vogliamo lavorare perché in prospettiva le riforme della governance europee e le riforme della governance dell'Euro raggiungano risultati sicuramente di maggiore efficienza rispetto a cosa avviene oggi. Il tema della governance dell'euro è per noi un tema centrale e in particolare crediamo che su questo tema sia necessario fare passi avanti. Per questo motivo abbiamo messo l'unione bancaria al centro della nostra attenzione. Per noi raggiungere nel Consiglio europeo un risultato importante sull'unione bancaria vuol dire essere in grado poi di fare passi avanti su una migliore governance dell'euro. Za nas je dobro vodenje evra ena od najpomembnejših tem, je osnovna in centralna tema in na tem želimo, da se res naredijo koraki naprej in bančna unija v tem smislu nam je lahko v podporo, zaradi tega smo podpiramo, da pride čim prej do konkretnih premikov za glede bančne unije in na tem področju potem bom lahko vodenje, dobro vodenje evra imelo dober vpliv in podporo v tem smislu. Su Alitalia stiamo ovviamente studiando la situazione. Io ho sempre pensato che il futuro di Alitalia debba essere dentro una grande alleanza internazionale. E questo pensiero lo porterò sicuramente avanti oggi che sono Presidente del Consiglio italiano. Ma non da quello che ho visto, dai primi dati che ho visto, affronteremo il tema senza metterlo in una logica di emergenza, perché non c'è un'emergenza su Alitalia, c'è in prospettiva da costruire un buon percorso di alleanza internazionale che ritengo fondamentale in un'epoca in cui a livello globale sono meccanismi di consolidamento quelli che operano. Glede all'Italia pa spremljamo situacijo in jo preučujemo in mislimo da je uokvirjanje v zavezništvo mednarodnega značaja pomembno. Zato bomo na tem delali naprej in danes še posebej v svoji vlogi predsednika vlade.
tema bomo razvijali, seveda brez kake nujnosti, ampak v perspektivi gledamo na razvijanje dobrega zavezništva, ker je to pomembno tudi tako z splošnega vidika. Dobar dan, Vesna Rojko, Slovenska tiskovna agencija. Bom imel vprašanje za gospoda Leto. Rekli ste, da je Italija zainteresirana za proces privatizacije, ki se zdaj v Sloveniji izvaja. Pa bi lahko morda povedali konkretno, kateri podjetja bi zanimale in mogoče, ali pa vsaj področje, ki bi zanimale italijanske investitorje. Hvala. A nome dell'agenzia di stampa slovena, avrei una domanda per il Presidente del Consiglio Letta. Ha detto che l'Italia è interessata al processo di privatizzazione in corso in Slovenia. Vorrei chiederle qualche dettaglio in più ai progetti di interesse degli investitori italiani o se non altro del settore di maggiore interesse. Questo è stato uno dei temi di cui abbiamo discusso e ho deciso di dedicare una parte della nostra struttura di Palazzo Chigi a occuparsi di questo tema, ad approfondirlo, perché lo ritengo molto importante per le imprese pubbliche e private italiane. To je ena od tem, ki smo se je dotaknili na srečanju. Odločil sem se, da posvetim del strukture Palače Kiđi temu, da poglobi to temo, ker je prav res pomembna in si zasluži posebno pozornost. E sicuramente sono diversi i settori per i quali l'Italia può essere interessata, ma faremo una ricognizione, ma posso dire che senz'altro il settore aeroportuale, il settore postale, il settore bancario, ne cito solo alcuni di questi, sono settori di grande interesse per le imprese pubbliche e private italiane. Razni so sektori, za katere se zanima Italija, citiram lahko letališča, pošte, banka, bančni sektor. To so sektori, za katere obstaja zanimanje na ravni javnih in zasebnih podjetij. Mauro Manzin del Piccolo di Trieste. Volevo fare una domanda al premier Bratušek e al presidente Letta. Za gospod Bratušek bom govoril po slovensko. Poslušajte, vi ste začeli prvi del privatizacije. Koliko čakate, da bo dobiček za državo od tega prvega dela in če v drugem delu mislite privatizirati tudi železnice in Luka Koper? La domanda per il premier Bratušek in sloveno. Si parla quindi di un primo pacchetto di privatizzazioni, mi chiedo quali saranno i ricavi da queste privatizzazioni, i ricavi previsti e poi volevo chiedere se nel secondo pacchetto di privatizzazioni è prevista anche la privatizzazione delle ferrovie e di Luca Coper, il porto di Capodistria. Per il Presidente Letta un'altra domanda. L'Italia da molto tempo e anche assieme alla Slovenia sta lavorando assieme a Bruxelles per la realizzazione della Euroregione Adriatico-Ionica. Ultimamente però la neopresidente della regione del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha pubblicamente più volte detto che la vera strategia è quella di puntare all'Euroregione Danubiana. Le due cose si possono, come dire, coniugare assieme. Come valuta questa posizione diversa di un Ma paese? Le rispondo subito su questo, non considero alternative le due strade. All'Adriatico Ionica? Non considero alternative le due strade, penso che possano coniugarsi. Grazie. Se pravi vprašanje za predsednika Leto. Italija in skupaj Slovenija, pa tudi na ravni Bruslja, se snuje euroregija, Jadransko-Jonska euroregija, ampak pred kratkim je predsednica deželne vlade Serracchiani rekla, da v bistvu je strategija, ki pelje v
Podonavsko makro regio taki ima svoj pomen. Se pravi, vprašanje je, ali to dvoje gre skupaj ali kako menite, da se lahko ti dve komponenti skladata. In predsednik Lete je odgovoril, da v bistvu se ne bijeta ti dve komponenti. Ja, res je. V Sloveniji smo v bistvu tik pred tem, da začnemo z realizacijo tega prvega paketa privatizacije in seveda vlada ima narejeno oceno, koliko pričakuje od prodaje teh podjetij, vendar ne želimo javno govoriti o teh številkah, ker bi lahko na ta način, glede na to, da ne gre prav za veliko podjetij, razkrili, bom rekla, našo ciljno ceno, kar pa seveda ne želimo. Sì, è vero, la Slovenia sta avviando un primo pacchetto di privatizzazione delle imprese a partecipazione statale. Naturalmente a livello governativo è già stata elaborata una stima dei ricavi previsti dalle alienazioni. Naturalmente però in questa fase non vogliamo parlare pubblicamente delle cifre, ma trattandosi di un numero limitato di aziende forse potremo se non altro parlare di quei prezzi che non vogliamo diciamo tenere in considerazione. Ecco. Kar pa se tiče nadaljne prodaje oziroma privatizacije slovenskega premoženja, pa je v pripravi strategija, celotna strategija upravljanja premoženja. Tam nekje do jeseni, septembra, oktobra ne bi bila ta strategija pripravljena in dokler ni pripravljena, ne želim špekulirati s tem, katera podjetja bodo naslednja, ki jih bomo prodajali. In seveda bo v tej strategiji zelo natančno določeno, kaj je strateško premoženje za državo, ki ga ne bomo prodajali, kaj bomo v celoti prodali, kje bomo pa mogoče ostali delni lastniki. È prevista poi la realizzazione di una strategia per la privatizzazione del patrimonio pubblico sloveno, una strategia che dovrebbe essere terminata entro l'autunno e in questa fase non mi sento di voler speculare sulle possibili altre aziende coinvolte in questo processo di privatizzazione. Sicuramente nella definizione del patrimonio da privatizzare terremo conto di quegli investimenti strategici per il nostro Paese e valuteremo di volta in volta quali sono appunto le quote strategiche da non vendere o da vendere in toto o da vendere soltanto in parte. Bene, grazie. Voilà.